Buongiorno ragazze, buongiorno a tutti. Sì, non avete sbagliato vlog, non avete sbagliato canale, non avete sbagliato video, semplicemente sono io in condizioni pietose. Devo farmi un restauro, ma un restauro di quelli seri, una mamma restauro, perché stamattina mi sono dedicata totalmente alla casa, alle pulizie. Tra l'altro noterete dalla luce che hanno toppato sulle previsioni. Perché alla fine c'è il sole, però domani dicono tornerà pioggia, ma pioggia pioggia di nuovo un po' come ieri, quindi speriamo non sia così, che si siano di nuovo sbagliati. Tra il dovermi fare le sopracciglia, lavarmi i capelli, farmi una doccia e truccarmi, devo fare tutto in circa un'ora perché Riccardo è uscito adesso da lavoro e dobbiamo andare a fare un paio di commissioni, vi porteremo con noi. Nel frattempo che mi faccio la doccia, metto la videocamera un po' sotto carica perché sta morendo, perché ovviamente quando io decido di fare i vlog non è mai in programma, quindi la sera prima non la metto mai in carica. Stiamo per uscire. Alla fine non ho filmato nulla, ragazze, mi sono preparata e basta. Oh. Dato un pugno, oddio. Attentato! Non l'ho fatto Ma devono apposta. uccidere. Non è vero. Allora, prima volevo tradirti, adesso intitolerò il vlog. Attentato, si tratta di Finto attentato. attentato. Sì, vabbè. Andiamo, va. Avanti popolo, pagate voi. A me vabbè. Volete darci una mano? Noi siamo propensi. No, comunque andiamo giusto al CREA a comprare due scemenzine. E poi andiamo a prendere Fedino a scuola. C'è Riccardo che è sconvolto perché ho ancora la bottiglietta che mi ha comprato in centro a 1,50 euro. Non era in centro. Sì, in centro, quando siamo andati a Torino. Ah, già è vero. Mi ha dato così fastidio che ha pagato con la bottiglietta 1,50 euro, che la sto facendo durare una vita intera. Quasi 3 settimane. Che due. Per 4 dita d'acqua. Occhio alla pozzanghera. Splash. Comunque, siamo andati, fa freddissimo, lui invece sta da Dio, cioè guardatelo tranquillo con la sua felpina. Io, cioè, sono qua che... Perché io stamattina alle 5 ero per strada e vi Certo. posso garantire che lì faceva veramente freddo. Qua in Beh, ma cosa confronto vuol sembra di dire? essere i Caraibi in questo Ma momento. sei Caraibi? Ma dove? Ma dove? Ma Mi dove? manca solo la collanina e l'ukulele. Sì. E la gonnellina, vai, vai a bere, va. No. Ha sputato. Ma sei veramente... Ma vi rendete conto? Alla sua età. Alla sua... Che stronzetto. Alla sua età ancora che fai queste cose. Vergogna. Eccomi tornata. Allora, visto che in diverse mi avete detto che vi piace molto di più il video spesa fatto così, anche se c'è pochissime cose, nel senso che abbiamo poi preso poca roba, però ve le mostro, so quanto vi piace. Siamo andati al CRAI, che è più vicino casa, proprio perché ci serviva poca roba e ho guardato solo le offerte con la tesserina. Quindi, bando alle ciance, vi mostro subito. Allora, qua abbiamo le uova, sono 10 uova. Grandi. Poi ho visto in offerta questa vellutata di zucca e carote, mi ispirava particolarmente, una cottura veloce di 8 minuti, due porzioni, e quindi l'ho voluta provare. Anche questa era in offerta. Poi ho preso questo tipo di pasta qua da fare con le lenticchie, sono i ditali rigati. Poi ho preso 2 litri di latte della Parmalat che erano in super offerta, avevano 50 centesimi di sconto, quindi ne ho presi due. Poi ho preso il dentifricio per Federico che era finito, ricotta
Questa qua della Crai è abbastanza buona, mi piace parecchio. Poi ho preso la pancetta affumicata per fare qualche volta la pasta, un po' particolare, insomma, per condire. Poi ho preso una latta pernala perché era, non ne aveva più. Queste qua della Simba ci troviamo bene, costano solo 99 centesimi. E poi ho preso questa stecca qua per riempire di nuovo la calzetta di Halloween che gli hanno preso i miei genitori. E visto che l'ha quasi finita, volevo fargli la sorpresa. Poi, baguette mi ispiravano particolarmente, erano super morbidi e super croccanti. Poi abbiamo fatto scorta di salumi perché appunto Riccardo piace molto il prosciutto cotto, anche a Fede, e poi a volte quando fa la giornata intera al lavoro si fa il panino, quindi quando finisce lo ricompriamo. C'è il cotto raspini e un pochino di mortadella, perché sapete che non l'ho mai mangiata, ma da quando sono in dolce attesa ogni tanto ho questa vogliuccia di mortadella. E quindi niente, questi due. Poi stracchino, perché stasera farò l'omelette. Poi wurster al formaggio, rigorosamente richiesti da Ricky, che a lui piacciono, anche a Fede in realtà, però cerco di non darglieli, però ogni tanto, ma proprio ogni tot mesi li compro, ma proprio raramente, perché non sono molto molto per i wurster. Poi questo per lo stesso motivo che vi ho spiegato prima. Poi pane, come se non ci fosse un domani. Sono baguette normali, baguette spaccatelle. E poi c'erano questi in offerta a 1,99 €. Io solitamente compro il petto di pollo e lo faccio io impanato, a me piace fare le cose io, però erano in offerta per quando uno è un po' di corsa, li ho voluti provare. 1,99 €, sono due mega fettone, veramente giganti, e ne ho presi due pacchetti. E qua ne ho fatto fuori l'altro sacchetto, non c'è più nulla. E poi abbiamo preso quattro casse d'acqua. In realtà siamo andati principalmente per l'acqua, però ci serviva anche il latte, il pane, il prosciutto, quindi insomma alla fine uno prende anche qualcos'altro. E niente ragazzi, quindi ora sistemo tutto e ci vediamo dopo. Pigiamino time. Allora ho scelto questo qua che avevo preso all'IKEA, che online l'avevo preso un po' di tempo fa, forse vi avevo fatto anche il video, e ho detto IKEA, vero? Volevo dire Chiabi. Non so perché ho detto IKEA, vabbè, portate pazienza, ma qua non ci sto più con la testa. Comunque Chiabi, così almeno siamo tranquilli. E mi è piaciuta tantissimo perché ha questi occhietti chiusi, proprio carina, poi è super pelusciosa, quindi bella calda, anche perché fa freddissimo qua a Torino, soprattutto adesso che è sceso il sole, con il pantalone. Eccomi ragazze, sono viva, un salto maxi temporale, non temporale, e perdonatemi ma non sono proprio riuscita più a vloggare perché poi è arrivato Fede, quando torna da scuola giustamente vuole stare con la sua mamma, quindi abbiamo giocato, mi ha fatto vedere dei voti che ha preso bellissimi a scuola, quindi sono molto contenta e fiera di lui. E niente, quindi la merenda, poi ho pensato anche alla cena, poi c'era anche Riccardo, insomma non sono riuscita tantissimo, però prometto che il prossimo vlog lo farò più lungo. E niente, ci tenevo a salutare
se non mi sbaglio, Adele, però non mi ricordo il cognome, quindi perdonami, che mi ha chiesto se la salutavo in un vlog, quindi finalmente mi sono ricordata, quindi ciao Adele, un bacione. E niente, quindi ci tenevo a salutarvi, a darvi la buonanotte e a dirvi appunto che ci vediamo super presto con nuovi video.